Riuscire a vincere anche domenica scorsa su un campo difficile come Francavilla ci permette di essere atleti del nostro destino. E sicuramente anche il pareggio al 96esimo del Savoia con Lardo ha praticamente dato il via libera al Sorrento per la salvezza. L'obiettivo è all'orizzonte, ma guai a sentirlo già in tasca. Il Bitonto ha il destino nelle proprie mani, ma per Massimo Pizzulli abbassare la tensione prima dell'ultima curva può diventare fatale. Negli ultimi 180 minuti di campionato, a Paterno e compagni, oggi quarti nel girone H di Serie D, basterà portare in cassa 3 punti per poter festeggiare il matematico accesso ai playoff da quarta della classe senza guardare i risultati delle altre avversarie. Merito di un gruppo capace di incamerare sin qui 56 punti. Un bottino di assoluto rispetto per quella che resta una neopromossa. Il colpo esterno del giovedì santo a Francavilla Insigni, unito al pareggio del Savoia a Nardò, ha permesso di aumentare a 3 i punti di distanza dal quinto posto che oggi i campani condividono con la Fidelisandria. La classifica avulsa 3 premia Biasone e Soci, così la sfida interna di domenica al Sorrento diventa già determinante. Probabilmente troveremo anche un Sorrento domenica prossima, sicuramente con motivazioni inferiori rispetto alle nostre. Però io dico sempre che ce la dobbiamo conquistare. Noi sappiamo che vincendo il 28 aprile, sì, Siamo matematicamente dentro. Pazienza, umiltà e compattezza, doti che nel Bitonto di Pizzulli fanno rima con una difesa solida colpita appena 26 volte, meglio hanno fatto solo la vincitrice del campionato, il Picerno e la Fidelisandria, e con un Cosimo Paterno in più, 19 i centri del cannoniere bitontino Doc nel motore. Mettere in tasca il pass per i playoff è la priorità, poi ci sarà solo da divertirsi negli spareggi, consapevoli del fatto che la stagione è già da 8 in pagella. Speriamo di completare questo percorso che rimane comunque un percorso importante.